Cari amici, ben ritrovati. Per la prima volta siamo a Albina di Gagliarine, una festa fantastica, la Sagra delle Teghe, che non è quello che pensate voi, perché adesso Consuelo Segato, una consigliera del Comitato Festeggiamenti, ben ritrovata Consuelo. Buonasera, buonasera a tutti. Ci spiegherà cos'è questa Sagra delle Teghe. Eh sì. E come nasce. Allora, la Sagra delle Teghe, nome un po' particolare per alcuni in Veneto, diciamo che nasce dalla tradizione qui della zona, perché nel passato praticamente gli uomini del paese non volevano che venissero rubate le loro donne e quindi ogni tanto facevano un po' di rissa con chi veniva a rubarle dai paesi limitrofi e quindi da così appunto le teghe, nel senso le botte in dialetto come lo diciamo qui. E alla fine, visto il periodo che ci sono le tegoline e i fagiolini nell'orto, abbiamo deciso di fare la Sagra delle Teghe. Questa sagra dal 16 al 25 giugno, ormai giunge il termine, però dietro di noi abbiamo tantissima gente che vi ha iniettato queste serate. Eh sì, sì, beh, questa sagra, per quanto il paese sia piccolino, è sempre ben sentita anche nella zona. E infatti questa sera, che è venerdì 23, la sera del secondo e ultimo weekend, e abbiamo la serata con il gruppo di Ligabue, che fa tributo a Ligabue, e si chiamano il Trapalco in realtà, e ci allieteranno questa sera, insomma. Certo, assolutamente sì, il comune c'è, lo promuoviamo fin dal primo giorno del nostro insediamento, per cui sì, voglio dire, il periodo anche del Covid che ha bloccato tutto per noi è stata veramente una grande sofferenza, insomma, ecco, adesso siamo ripartiti dall'anno scorso e per noi c'è una grande, veramente una grande soddisfazione, insomma. È un paese di poco meno di 6.000 anime, abbiamo tre associazioni che fanno sagre, tra cui appunto anche la nostra, il periodo estivo, tutte molto ben frequentate, insomma siamo veramente orgogliosi, ecco. Infatti noi organizziamo tanti altri eventi e allora a novembre organizziamo quella che diciamo una sagra di tradizione, la Sagra della Madonna della Salute, e perché abbiamo appunto un capitello devoto alla Madonna, e la faremo quest'anno dal 17 al 19 novembre, e il 19 novembre ci sarà anche la marcia, è una marcia non competitiva a cui tutti possono partecipare, sono 6, 12 e 21 chilometri. E poi l'altro evento è a gennaio, e facciamo la cena del MUS, sono due sabati, gli ultimi due sabati di gennaio, è una cena su prenotazione in cui appunto si mangia lo spezzatino di MUS o di asino in italiano, e con un menù fisso, insomma. Allora noi adesso siamo partiti noi con questa sagra, poi i primi di luglio ci sarà Campomolino, che è un'altra frazione del comune di Gagliarine, anche lì ci saranno tre settimane di festa e con lo Splash Ball, che è praticamente l'attrazione principale di questa sagra, però anche loro hanno un fornitissimo stand enogastronomico e fanno tanti bei piatti. E poi abbiamo ad agosto, nel periodo di Ferragosto, c'è la Proloco di San Rocco, il Comitato Festeggiamenti di San Rocco, che anche loro fanno sei serate continuative, anche loro con diverse attrazioni all'interno e un fornitissimo stand enogastronomico, insomma, quindi diciamo che ce n'è, fino a fine agosto ce n'è per tutti. Consuelo, naturalmente abbiamo fatto un giro prima di iniziare questa intervista, mi hai fatto vedere numerosissime magliette bianche con il stemma. Certo, abbiamo lo stemma. È un tripudio di volontari a cui bisogna ringraziare. Eh sì, certamente, bisogna ringraziarli anche perché sono ormai 40 anni che facciamo questa sagra e è sempre sentita anche dal paese e anche dai paesi vicini, perché abbiamo i ragazzini che vengono dai paesi vicini perché si divertono ad aiutarci, quindi siamo felicissimi di tutti quanti e li ringraziamo. Thank you.
tipico sono le teghe, cioè i fagiolini della saga sono con la pancetta, la ricetta quella classica. Poi abbiamo i fagiolini sempre con la cipolla e olio aceto. E poi abbiamo la carne alla griglia, quindi che di tutti i tipi, dalle costicine al petto di pollo, salsiccia, di tutto di più. Sarà sicuramente un autunno molto interessante perché avremo anche la mostra di Da Olio che impegnerà, diciamo, per un paio di settimane la sede del comune dove ci sarà questa mostra, e poi ci sono anche altre attività nel periodo. E quindi invitiamo tutti i telespettatori, sì, a venire a visitare 365 giorni all'anno Gagliarini. Certo, vi aspettiamo tutti. Consuelo, noi diamo appuntamento a tutti, sì, gli spettatori, adesso andiamo a mangiare un po' fuori anche noi però. Certo, e comunque il prossimo anno, sempre a giugno, noi ci siamo. E noi ci saremo con loro, qui il Comitato Festeggiamenti vi dà un grossissimo saluto, vi aspetta per le sue tantissime sagre. Io adesso vado a mangiare con Consuelo, ma voi restate in attesa del prossimo appuntamento. Grazie mille e buona serata. Buona serata. Thank you.